sopra ogni cosa, sempre a tutti, alle necessità dei problemi. Per Cristo, amen. Risposta storica, con la preghiera e la penitenza si può tornare a una vita di pace. Non era un periodo facile per l'Europa il 1917, in piena prima guerra mondiale. Anche Fatima era stata toccata da questa catastrofe, trovandosi anche se si trovava ai confini dell'Europa. Quando il sole è già lucente, le colline, il mondo è in ora, quando a sera ora ti saluta il mio pensiero, e viva. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Me delle più bisognose della tua misericordia, Madonna di Fatima. Io Dio credo, adoro, spero, vi amo. Mi chiedo perdono per chi non crede, non adora, non spera e non vi ama. Es nostra salve. Nostra Signora di Fatima, amare Gesù, oggi ti prendi per mano. Ave Madre bellissima, Nostra Signora di Fatima, tu che ci aiuti a seguire Gesù, Madre, sostienici tu, sostienici tu. Il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Per tutti coloro che mettono la loro vita a servizio della comunità, del cittadino, che garantiscono presenza e legalità e ordine. Ma la macchina chi l'ha messa qua? Viaggio di qua. Ave Maria, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto
seno, Gesù. Preghiamo. Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché i tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione solenne, un ringraziamento sicuramente al Signore Gesù, a Maria Santissima, per questa giornata, per questi giorni in preparazione alla sua festa, che ormai è giunta al termine. Quindi abbiamo vissuto giorni di preghiera, di riflessione, giorni di impegno da parte di qualcuno un po' di più. Ecco, voglio ringraziare proprio tutti quanti, quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa festa, nella semplicità, ma ognuno ha fatto la sua parte. E quindi veramente il ringraziamento a tutti, a ciascuno di voi, all'associazione in modo particolare. E vogliamo veramente ringraziare Maria per questo. Un ringraziamento anche al gruppo di Trani Tradizione qui presente questa sera, che al termine, mentre porteremo Maria dentro, ci farà una parte che hanno preparato. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, per mezzo del Figlio nato dalla Vergine Maria, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria del Rosario di Fatima, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia del spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen.